Beh, buonasera a tutti quanti, buonasera. Buonasera e ben ritrovati a questa quinta edizione dell'Italian Fundraising Award, l'unico premio italiano che premia i professionisti e i protagonisti del fundraising, i donatori e i fundraiser. E prima di iniziare, beh, salutiamo anche le persone che sono collegate in streaming, visto che c'è questa grande novità. Speriamo di avere anche noi qualche collegamento dall'Australia, vedremo, insomma. Non farebbe male. Allora, prima di entrare nel vivo della serata, vogliamo dedicare un momento di questo importante premio che intanto ci fa piacere che sia talmente partecipato e che vede la partecipazione di così tanta gente. E prima di iniziare, come detto, vogliamo dedicare un momento a un importante tema che portiamo avanti anche come ASSIF, perché è vero che se vogliamo far crescere la cultura della donazione e ci impegniamo affinché possiamo fare sempre meglio le nostre cause sociali, è anche vero che ci dobbiamo in qualche modo attivare su quelle che sono le policy e i regolamenti del fundraising. E quindi, siccome su questo anche ASSIF è sempre in prima linea, invitiamo sul palco ospiti straordinari questa sera, Massimo Coencagli e Luciano Zanin. Dai. Bene vicino. Grazie, grazie, grazie ad ASSIF per avermi dedicato questi tre minuti, grazie al Festival per aver accolto questa iniziativa. Mi fa molto piacere che queste due parole che scambierò con voi sono in occasione di un premio che celebra l'eccellenza del fundraising, ma anche l'eccellenza dei donatori. Perché? Perché il messaggio che volevo lanciarvi è proprio che da una parte il fundraising cresce, va verso l'eccellenza e dall'altra parte abbiamo un sistema italiano del fundraising che invece più che caratterizzato dall'efficienza a volte sembra caratterizzato dalla deficienza. Il fundraising cresce, sta crescendo in tutti i sensi, quanti siamo? 8, 10, 15 mila contando solo i professionisti, ma se sono almeno 45.000 le organizzazioni che almeno il 5 per 1000 lo fanno, sospetto che almeno in nuce 45.000 fundraiser ci sono, stiamo crescendo. Cresce perché cresce la domanda, tutti ormai parlano di fundraising, cultura, art bonus, fundraising, servizi sociali, tutti vogliono il fundraising. Nella legge di riforma della scuola viene tematizzato il fundraising, poi magari con degli strumenti molto approssimativi, school bonus, il 5 per 1000 per la scuola. Cresce perché crescono anche le forme di raccolta fondi, ormai il crowdfunding comincia a conquistare un suo posto per quanto non solo nel fundraising ma anche nel fundraising. Ecco, però di fronte a questa enorme crescita, a questa enorme domanda, abbiamo un sistema che è completamente bloccato, fatto di lacci, lacciuoli, insomma un sistema estremamente debole che da una parte dice dobbiamo raccogliere fondi, dall'altra parte si fa tutto affinché diventa difficile per il donatore e per il fundraiser raccogliere fondi. La sensazione quindi è che noi abbiamo un fundraising con le mani legate in Italia e non evidentemente per nostra colpa. E ci sono anche delle ingiustizie e delle inequità, parliamoci chiaramente, ma vi sembra giusto a voi, per esempio, che ogni volta dobbiamo attendere 2 anni per avere i risultati del 5 per 1000 e dobbiamo attendere ancora una volta? È facile strappare applausi su queste cose, ci sarebbe da piangere. Dobbiamo attendere altri mesi per aspettare che poi vengano versati i soldi che i nostri contribuenti 2 anni prima hanno deciso di destinare ai nostri progetti? Ma vi sembra anche giusto in qualche modo che non riusciamo ad avere i nomi dei donatori, di quelli che ce li vogliono dare? Per l'amor di Dio, non vogliamo rapinare delle anagrafiche. Ma vi sembra giusto che invece per i partiti politici, anche qui è facile, insomma, è come affondare il coltello rovente dentro al burro, diciamo conquistare consenso, ma vi sembra giusto che i partiti politici invece risultati, soldi e a volte pare anche i risultati disaggregati per regione li possano avere subito? Non con il 2 per 1000, ma con la recente provvedimento che dà ai partiti un numero di SMS dedicato per fare raccolta fondi, ricevono anche i nomi e i cognomi. Quindi evidentemente non deve essere un problema tecnico. Permettetemi, altro che primo settore, con tutto il rispetto per il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, altro che primo settore, lui ha detto non è il terzo, è il primo. Ok, saremo il primo settore, ma trattati come i figli di un Dio minore. Saremo in qualche modo divini, perché in fondo tutti vogliono parlare bene di noi, ma di un Dio, divini di un Dio che effettivamente è minore.
Però se noi siamo indignati per queste cose non possiamo pensare solo di limitarci a lamentarci, e magari in occasione della campagna fuori le liste, che comunque per 2 anni è riuscita almeno a far tirare fuori i risultati dal cassetto entro più o meno i 2 anni. Se c'è un punto di debolezza dal nostro, come dire, osservatorio, è che noi dobbiamo imparare a riuscire a fare pressione, lobby, sistema in maniera migliore. E allora abbiamo, come dire, pensato di muovere la macchina, magari con una cosa piccola, magari anche abbastanza limitata, che però riesca a far presente ai nostri interlocutori tutti che dall'altra parte c'è un punto di vista forte, unito su una cosa. E abbiamo lanciato una petizione. Voi tutti dentro al materiale del festival avete trovato questa semplice scheda. Da una parte dice che un po' di tempo fa abbiamo presentato al Parlamento il manifesto per un nuovo Fandresi, che vi invito a scaricare e a leggere, e all'interno di questo manifesto, che attenzione, il sottosegretario Bob ha detto, beh, adesso che c'è la riforma del terzo settore è una buona base per passare ai provvedimenti operativi. Ecco, 5 per 1000, noi chiediamo con questa petizione, voi lo potrete vedere, 5 semplici cose. 1, risultati subito. 2, soldi contestualmente ai risultati, 20 giorni, 30 giorni, lo vediamo tecnicamente, ma contestualmente ai risultati. 3, i nomi dei donatori nel rispetto della privacy. 4, una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso la RAI, i canali, eccetera, eccetera, verso i contribuenti, 38 milioni di contribuenti, di cui solo una parte fa il 5 per 1000. Perché non lo sa? O perché pensa, visto che è gestito così, che questo 5 per 1000 tutto sommato non serva a nulla? Si fanno le campagne sulla prevenzione, su tanti temi importanti sociali, perché non farlo su quello? 5, che venga istituito un tavolo tecnico, non un tavolo politico, una task force con i soggetti che sono fondamentali per prendere provvedimenti o altro: Ministero del Welfare, Ministero dell'Economia, Authority per la Privacy, Agenzia delle Entrate, ok, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque insomma il Consiglio dei Ministri, per disegnare un provvedimento, un regolamento, quello che serva, e ottenere nel 2017 che il 5 per 1000 venga gestito in un altro modo. Che cosa vi chiediamo di fare? Andate su change.org/liberiamo il 5 per 1000, 5 a numero, X, 1000 a numero, firmate la petizione, chiamate i vostri colleghi che non sono qua, chiamate i vostri amici e fatela firmare. Fate firmare le vostre organizzazioni, è importante che le organizzazioni abbiano un ruolo. Questa cosa l'avremmo volentieri non fatta noi dei fundraiser se l'avesse fatto il mondo non profit nel suo complesso, ma d'altro canto stiamo nella stessa casa. Ultimissima cosa, chi si vuole attivare, perché certo non è una cosa che si chiude qui al manifesto e finisco, vi chiedo scusa per il tempo che vi ho rubato, può venire alla sessione di venerdì mattina, in cui invece che fare filosofia su come dovrebbe cambiare il fundraising, partendo da questa petizione, vediamo insieme con Change.org, con la ASSIF, con chi vuole, come poter montare una mobilitazione che ci veda coinvolti non solo nel firmare, ma attivare chi? Tutti, anche e soprattutto i donatori. Perché questa è una battaglia che non è per i fundraiser, non è neanche per le organizzazioni non profit, ma è per i donatori, con i quali dobbiamo imparare fino in fondo a pensare che non sono un portafoglio, ma sono persone che possono condividere, poi con i mezzi più intelligenti e furbi possibili, possono condividere questa battaglia, perché il fondamento del 5 per 1000 è il principio della sussidiarietà che sta nella Costituzione e non parla a non profit, parla ai cittadini. Quindi questa è una battaglia di diritto dei cittadini in quanto contribuenti. Grazie. Bene, allora mi raccomando, scaricate il manifesto e firmate la petizione, fatela girare. Allora, brevissimamente ci presentiamo, visto che ancora non abbiamo fatto le presentazioni e non tutti ci conoscono. Marianna, vuoi cominciare tu? Certo, anche se questo è il terzo anno che presentiamo il premio IFA, si accettano candidature per l'anno prossimo. Io sono Marianna Martinoni, sono stata nel consiglio di ASSIF fino al 2013, e sono consulente e formatrice. Io sono Andrea Caracciolo, sono appunto anch'io un consulente e un formatore, sono un membro del consiglio direttivo di ASSIF, sono vicepresidente di EFA, la European Fundraising Association, che è l'associazione che raccoglie le associazioni di fundraiser, e soprattutto sono presentatore dell'IFA, quindi insomma io non lo vorrei perdere questo ruolo. Bene, adesso diamo spazio ai veri protagonisti di questa serata.
per la categoria donatore 2016 chiamiamo sul palco a premiare il vicepresidente di ASSIF, Nicola Bedogni. Grazie Nicola di essere qui con noi questa sera. Siamo arrivati alla quinta edizione di questo premio. Una tua opinione, siamo riusciti in qualche modo a contribuire a far crescere la cultura del donatore? Io sono convinto che il premio al donatore sia stata una pensata geniale di 5 anni fa. Forse è la deformazione professionale da fundraising, ma sono convinto sia più importante del premio al fundraiser. Un po' perché il mondo del fundraising corre parallelo al mondo del dono, sono due culture che si influenzano a vicenda, e così come i fundraiser hanno bisogno di case history, di suggestioni, di esempi da seguire, sono convinto che anche la cultura del dono abbia bisogno, per emergere, di esempi che si rendano disponibili a farsi vedere, a far vedere che i donatori non hanno paura di entrare su un palcoscenico, anche perché è necessario alimentare quello che è il mondo del dono. Abbiamo visto come i fundraiser sono aumentati tantissimo, l'ha detto Valerio oggi, lo diceva prima Massimo. È vero, crescono e cresciamo, siamo veramente tantissimi, c'è bisogno di esempi anche sul lato dono, che faccia sì che i donatori aumentino proporzionalmente a quanto aumenta il mondo del fundraising. Benissimo, allora... allora lasciamoci trasportare dalla storia del donatore 2016. E facciamo partire il video. Io sono con UNHCR da un paio di anni, poiché la relazione con Maria Edmè e Francesca è una relazione che ormai risale a 20 anni fa, al 95, ho cercato di ricostruire la storia di questo rapporto. Sono persone dalle quali io imparo ogni volta che ho l'opportunità appunto di incontrarli, cioè la nostra è una relazione che credo veramente tutti i fundraiser sognino, è una relazione nella quale c'è un arricchimento reciproco. Maria Edmè Assembly e Francesco Zen si sono avvicinati alle attività umanitarie dell'UNHCR nella ex Jugoslavia e negli anni hanno portato avanti il loro impegno con generosità e costanza. Noi davamo saltuariamente piccolissime cifre all'UNICEF, poi c'è stata, ahimè, la guerra in Jugoslavia, quindi questo problema dei rifugiati era diventato proprio dietro l'angolo. Maria e Francesco descrivono la loro scelta di sostenere l'Agenzia ONU per i rifugiati nei termini di un approccio lungimirante, oltre che umanitario. C'è l'obbligo della diffidenza, nel senso che uno non deve dare buonismo, sciocco e così. È ovvio che c'è l'obbligo di conoscere l'organizzazione, di seguirla, di leggere i briefing. Io ho bisogno di capire qual è il mio raggio d'azione e questo io lo devo fare. Il raggio d'azione è un po' legato alla generosità. In questi 20 anni di coinvolgimento hanno assicurato donazioni continuative e si sono attivati ulteriormente in momenti di particolare emergenza, come in occasione della recente crisi dei rifugiati in Europa. Si parlava di migranti, si parlava di italiani che vanno all'estero per lavoro. E il rifugiato è una cosa diversa. Il rifugiato è qualcuno che viene da te per poter continuare a vivere. Quindi effettivamente il problema è anche di non essere umanamente meschini, cioè di vedere il proprio interesse personale, il proprio sviluppo personale, non soltanto nella banalità del conto corrente che cresce, ma nella capacità di porsi un orizzonte che coinvolga la comunità e che non coinvolga solo te stesso, insomma. I vincitori dell'Italian Fundraising Award 2016 per la categoria donatore sono Maria Edmè Assembly e Francesco Zen. Applausi.
Allora, leggiamo la motivazione della giuria. I coniugi Zen si sono distinti non solo per un profondo senso civico e di accoglienza, ma anche per un'ampia cultura della filantropia attraverso il sostegno di numerosi progetti in ambiti differenti. Testimoniano quotidianamente che il dono può essere anche uno stile di vita con delle ricadute positive per l'intera collettività. E quindi chiamiamo sul palco a ritirare il premio Maria Edmea Sambuì e Francesco Zen. Grazie mille. Una domanda: che significato ha per voi questa sera ricevere questo premio dopo tanti anni di impegno a favore di UNHCR? Ma vabbè, intanto ringraziamo tutti e prima di tutto l'UNHCR, in cui noi abbiamo sempre creduto, in merito anche ai fundraiser che ce lo hanno reso credibile, no? E quindi ogni attività rivolta al pubblico ha un senso, ognuno può scegliere il suo settore, l'importante è allargarsi un po' alle esigenze di tutti. Grazie veramente di cuore. Facciamo un grandissimo applauso. Grazie mille. Bene, e ora passiamo alla categoria Fundraiser 2016. È per noi un piacere chiamare sul palco a premiare Luciano Zanin, presidente di ASSIF. Grazie. Ciao Luciano. Ciao, buonasera. Ci racconti qualche cosa brevissimamente su ASSIF? Sì, volentieri. È sempre un'emozione essere qui, sono 5 anni che... ci torniamo, sono 9 anni che veniamo al festival e ogni volta mi fanno la stessa domanda, ci dici cos'è ASSIF e allora o cambiate tutti o insomma, no, ogni volta tocca pensare a qualcosa e ASSIF è quello che voi decidete che sia, non è quello che noi pensiamo che sia o che debba essere, ASSIF è quello che i fundraiser, se decidono di partecipare, di iscriversi, diventerà, può diventare, può essere. Se decidono di non farlo, sarà, perché sarà un'altra cosa. Oggi abbiamo sentito un po' alla plenaria un po' di cose e poi dopo sono andato ad ascoltare l'Evergreen Zamagni e mi ha fatto venire in mente una cosa. Quando andavo all'università, lì a Forlì, ha detto una cosa, credo di un filosofo francese, però potrei anche dire una stupidaggine. Però mi ricordo che era una frase del tipo che la sofferenza che deriva dalla sottomissione è preferibile alla sofferenza che deriva dalla libertà, quando gli abbiamo chiesto perché alcune cose le persone non le fanno. E allora a me è venuta, continua a tornarmi alla mente questa cosa. E allora ASSIF cos'è? ASSIF è semplicemente uno spazio di libertà che i fundraiser, se vogliono, possono decidere di usare. Sta a voi, sta a noi. Continuiamo a sentire che il fundraising cresce, che le organizzazioni non profit crescono, i bisogni crescono, i beneficiari crescono, speriamo crescano anche i donatori, siamo qui per questo. E quindi, secondo me, quello che ASSIF può essere è quello che noi decideremo che possa essere. Detto questo, mi faccio mie le parole di Yvette, non vorrei dire sbagliato il nome, no, la referente di Witness che abbiamo sentito oggi pomeriggio, perché partecipazione e autenticità mi sembra che, voglio dire, ci stiano a pennello, no? Allora, o decidiamo di partecipare e siamo autentici. Perché autentici? Perché non basta dire che siamo dei fundraiser, bisogna testimoniarlo tutti i giorni, ma non solo agli altri, anche a noi stessi e ai colleghi. Così costruiremo, secondo me, un mondo differente e davvero
con i video e con tutte le tecnologie che abbiamo visto oggi pomeriggio potremo cambiare la cultura. Grazie. Grazie Luciano. Benissimo, allora ora scopriamo assieme la storia del fundraiser 2016. Sì. Il mio primo incontro con l'ospedale Mayo risale al maggio del 1997, quando ho curato direttamente l'organizzazione di un evento di raccolta fondi per l'appunto a favore dell'ospedale. Un evento che è andato bene e che mi ha consentito di rimanere in contatto con la dirigenza dell'ospedale. Il bambino resta bambino, anche in ospedale. Questa è la filosofia che ispira l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e la Fondazione Meyer, una fondazione che dal 1999 lavora per gestire e migliorare le attività di comunicazione e fundraising dell'ospedale. Tutto questo è stato possibile grazie a un'intuizione, proprio nel 1999, di Alessandro Benedetti. Lui vive questa dimensione non come un lavoro, come una passione per l'ospedale, e questo lo fa con grande intelligenza e sensibilità. In un certo senso Alessandro rappresenta l'anima della Fondazione Meyer, che al di là delle intemperie rimane fissa sulla meta, che è aiutare il Meyer a crescere. Grazie all'impegno di Alessandro e del suo staff, i risultati della raccolta fondi sono stati in costante crescita in questi 16 anni. Siamo un gruppo di 11 persone che lavora operativamente ogni giorno. Si riesce con dialogo, professionalità cresciuta nell'arco degli anni a portare avanti progettualità a sostegno dell'ospedale. Più di recente la Fondazione si è percepita come un soggetto culturale. Cerca di fare cultura su quelli che sono gli aspetti della vita globale del bambino in ospedale e dei suoi genitori. Grazie alla Fondazione Sial Meyer, da 15 anni, è presente l'attività dei clown, dei musicisti in corsia, della pet therapy, ma anche una ludoteca aperta tutti i giorni e oltre 300 eventi realizzati durante l'anno, sia per attività di raccolta fondi, ma anche per comunicazione e sensibilizzazione. Alessandro è una persona dal carattere molto generoso, una persona intraprendente, una persona molto seria. Il lavoro della Fondazione Meyer rappresenta un modello pressoché unico in ambito ospedaliero in Italia, che vuole essere un esempio anche per i più giovani. Un giovane fundraising deve avere passione, deve avere voglia di imparare, voglia di mettersi in relazione con il donatore, perché molto spesso si tratta di calarsi nella realtà di chi vuole aiutarti, per cui avvicinarsi a questo mestiere significa prendersi cura di un'operazione che va molto oltre la semplice donazione. Raccogliere fondi significa portare avanti progetti. Se quei progetti significano poter migliorare la qualità del soggiorno, dell'assistenza e della cura di un bambino, significa non solo lavorare per quel bambino, per quella famiglia, ma significa lavorare per il futuro. Il vincitore dell'Italian Fundraising Award 2016 per la categoria Fundraiser 2016 è Alessandro Benedetti. Con grandissimo piacere leggiamo ora le motivazioni della giuria. Alessandro Benedetti si è contraddistinto per la profonda capacità di aver guidato una crescita continua e costante della Fondazione Meyer, di aver saputo coinvolgere tutta l'organizzazione e di aver adottato in questi anni uno stile di comunicazione e di fundraising efficace e delicato, dimostrando che etica, sostenibilità e sviluppo non solo sono compatibili, ma complementari. E allora chiamiamolo sul palco a ritirare il premio con un grande applauso, per cortesia.
ti chiediamo due parole. Grazie. Grazie per questo bellissimo video che ho visto anch'io per la prima volta. In realtà avevo chiesto all'organizzazione se fosse stato possibile vederlo prima, un po' per curiosità, un po' per poter preparare quello che vi avrei detto, però sono stati inflessibili. No, non lo vedi perché è una sorpresa, e quindi è stata una sorpresa anche per me. Comunque io devo fare davvero un grande ringraziamento, un ringraziamento speciale ad Assif, al suo presidente Luciano Zanin, alla giuria del premio, al Festival del Fundraising. Sono 3 anni che partecipo a questo festival, e ovviamente nelle scorse 2 edizioni ero seduto lì come voi. Ricordo con emozione, ero seduto là, quando è stato assegnato il premio 2 anni fa a Stefano Malfatti. Ricordo con e mi sono commosso, ero seduto lì quando l'anno scorso è stato dato il premio a Rossano Bartoli e mi sono commosso anch'io alla sua commozione, scusate. E se penso che adesso sono qui io a ritirare questo premio così importante e speciale, mi emoziona e mi commuovo anch'io, quindi è meglio pensare ad altro. Mi hanno chiamato a raccontare un po' la mia esperienza. Di solito io sono abituato a parlare dell'ospedale, a parlare della possibilità di far star meglio i bambini, di accoglierli meglio, raccogliere fondi per sostenere progetti di accoglienza, di ricerca scientifica, eccetera. Raramente ho parlato di me in pubblico, però stasera sono chiamato e vorrei farlo con una storia. Una storia che è fatta di 4 parole chiave. Ieri sera mi sono preparato, ho fatto tardi, ho tracciato qualche cosa. E sono visione, passione, fedeltà e amore. La visione. 18 anni fa non esistevano fondazioni nate direttamente da ospedali pediatrici. Il Meyer, nonostante questo nome un po' particolare, è un ospedale pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, e mi piace anche raccontare che il dono fa parte del DNA dell'ospedale, perché fu nel lontano 1891, la data dell'inaugurazione, il marchese Giovanni Meyer a donare alla città di Firenze un ospedale pediatrico. Lo fece, ma chiese 2 cose. La prima, che portasse il nome di sua moglie, Anna Meyer, che era scomparsa, ma che era quella che aveva promosso l'idea in lui di far nascere a Firenze, ma per l'Italia, un luogo dedicato alla cura dei bambini e dove si potesse prendere cura del bambino e della sua famiglia. La seconda cosa che lui ha chiesto e che chiese è che fosse per sempre un ospedale pediatrico, e ancora oggi, dopo 125 anni, continuiamo ad essere un ospedale pediatrico. Tra l'altro quest'anno ricorrono proprio 125 anni dal giorno in cui fu inaugurato, e l'abbiamo celebrato anche con un'occasione speciale, perché lo Stato italiano ha emesso un francobollo per questa ricorrenza. Parlavo di visione. Noi ci siamo trasferiti da poco più di 8 anni, dopo questa lunga storia, nel nuovo ospedale, e quando 18 anni fa pensavamo di costruire un percorso di comunicazione, di marketing, di fundraising che accompagnasse la costruzione dell'ospedale che avete un po' intravisto nel video, mi nacque l'idea, e che suggerì all'allora dirigente presso il quale facevamo un'attività di borsa di studio all'interno dell'ospedale, di poter valutare la possibilità di far nascere una fondazione all'interno dell'ospedale. Ne parlammo con l'allora direttore generale, che recepì immediatamente la suggestione e l'idea, e l'idea era di far nascere un'istituzione importante, quindi una fondazione, per poter attuare una separazione di campo. L'ospedale si occupa ovviamente della parte di cura, la parte sanitaria del bambino. La fondazione doveva affiancare l'ospedale per potersi prendere cura di tutte quelle altre attività non sanitarie che cominciavano a crescere, ma che 18 anni fa, credetemi, non erano poi così scontate, e che probabilmente avrebbero riguardato sempre di più il Meyer.
Ora, quando noi la facemmo partire, questa era la visione, questa era l'idea, non ci saremmo mai immaginati, in primis io, che avrebbe avuto un successo così importante e dopo 16 anni di storia noi abbiamo portato alla causa del MEI più di 65 milioni di euro raccolti. La passione. Allora, la passione è un ingrediente speciale che rende migliore ogni ricetta. Insieme alla fantasia consente di poter essere innovativi e trasmette sia all'interno che all'esterno della struttura dove si lavora e per la quale si lavora l'energia perfetta per raggiungere qualsiasi risultato. L'altro elemento delle quattro parole chiave, il terzo è la fedeltà. Il premio che io ricevo oggi è in realtà il premio di una squadra, un gruppo di uomini e di donne che sono stati selezionati, scelti, e una volta che sono entrati a far parte della squadra non l'hanno mai abbandonata. Sono più di 10 anni che accanto a me Emanuele, Maria, Patrizia, Duccio e Caterina sono in fondazione, e insieme a loro poi sono arrivati Andrea, Melania, Mary, Tiziana e Giulia, un gruppo di 11 persone, 11 professionisti che ha reso possibile e rende possibile ogni giorno il nostro lavoro. 8 di loro sono qui, sono lì in seconda fila. Grazie, mi ero segnato di chiedere l'applauso, però l'avete fatto voi, quindi un minuto in meno. Allora, accanto alla fedeltà, il rapporto di fiducia è determinante. Fiducia nel gruppo, fiducia dentro il gruppo, fiducia che a noi ci viene trasmessa dal Consiglio d'amministrazione che governa l'attività di ogni giorno della Fondazione, fiducia e armonia con la Presidenza e fiducia e condivisione di obiettivi con la direzione generale dell'ospedale. Non è un caso che le due testimonianze che sono state raccolte erano proprio del direttore generale dell'ospedale e del presidente della fondazione. Ultimo elemento, non me ne vogliate, non è retorica, è l'amore. Amore per il proprio lavoro, amore per promuovere la buona causa, come ci ha insegnato tante volte il professor Melandri, amore e gentilezza nel proporre progetti senza caricarne toni e utilizzando strumenti troppo invasivi. E consentitemi, nel nostro caso, nel mio caso, amore per il futuro, perché la fortuna di lavorare in un ospedale pediatrico, per un ospedale pediatrico, significa lavorare per il futuro di tutti. Grazie.